Il modello atomico di Bohr dell'atomo di idrogeno, lo stato fondamentale dell'elettrone corrisponde a un'orbita circolare di raggio R0 uguale 5,3 per 10 alla meno 11 metri, detto raggio di Bohr. Il periodo di rotazione dell'elettrone nello stato fondamentale vale T uguale 1,5 per 10 alla meno 16 secondi. Calcola la frequenza del moto dell'elettrone, calcola il valore della velocità dell'elettrone. Mi è stato proposto questo problema da uno studente del liceo che mi precisa che non è tanto il problema del procedimento, della risoluzione del problema, ma quanto il calcolo con gli esponenziali, con 10 alla meno 11, 10 alla meno 16, che l'ha messo in difficoltà. Vediamo come procedere. Allora, per quanto riguarda il primo quesito, il problema ci chiede di calcolare la frequenza del moto dell'elettrone. Sappiamo che la frequenza è uguale all'inverso del periodo. E quindi possiamo scrivere che la frequenza è uguale a 1 fratto 1,5 per 10 alla meno 16 secondi. Allora, prima cosa da fare qui è dividere 1 per 1,5 e questo fa 0,67. Seconda cosa, 10 alla meno 16 a denominatore significa 10 alla 16 a numeratore, perché quando portiamo una potenza da denominatore a numeratore o anche da numeratore a denominatore, esistono anche dei casi di questo tipo, dobbiamo cambiare il segno all'esponente. Quindi, quando il 10 alla meno 16 va a numeratore, cambiamo il segno all'esponente. Da 10 alla meno 16 diventa 10 alla 16. E qui possiamo scrivere anche l'unità di misura che è Hertz. Volendo, possiamo scrivere 6,7 per 10 alla 15. Quando facciamo avanzare la virgola o a destra o a sinistra, bisogna togliere o aggiungere unità all'esponente del 10. In questo caso, spostando la virgola verso destra, dobbiamo togliere una unità per ogni posto che saltiamo. E qui abbiamo Hertz. Seconda domanda. Calcola il valore della velocità dell'elettrone. Allora sappiamo che la velocità è uguale a 2 pi greco r fratto t, cioè lo spazio fratto il tempo. In questo caso, visto che 1 fratto t è anche uguale alla frequenza e abbiamo la frequenza, possiamo scrivere direttamente 2 pi greco R per F. È indifferente se usare una o l'altra formula. Allora, 2 per 3,14 per R che è R0 e quindi 5,3 per 10 alla meno 11 per la frequenza che è 6,7 per 10 alla 15. Ora qui come prima cosa io consiglio di fare il calcolo moltiplicando tutti i numeri 2, 3, 14, 5,3 e 6,7. Questo fa 223 per, dobbiamo adesso vedere come trattare il 10 alla meno 11 e il 10 alla 15. Ma questo è semplice perché dobbiamo ricordarci le proprietà delle potenze. Quando si moltiplicano due potenze con la stessa base, bisogna fare la somma algebrica degli esponenti. E quindi qui bisogna fare 15 meno 11. Quindi 15 meno 11 fa 4. Quindi questo è 10 alla 4. Possiamo scrivere, mettiamo l'unità di misura, naturalmente, che è metri al secondo, l'unità di misura della velocità metri al secondo. Questo possiamo scriverlo anche come 2,23 per 10 alla 6. Qui abbiamo spostato la virgola verso sinistra di due posti e abbiamo aggiunto due unità all'esponente del 10. Ecco, ricapitolando, quando portiamo da denominatore a numeratore o viceversa, quando
un 10 elevato o qualsiasi altro numero elevato a un esponente, bisogna cambiare il segno dell'esponente. Quando moltiplichiamo due potenze con la stessa base, dobbiamo sommare algebricamente gli esponenti. Quando spostiamo la virgola verso destra o verso sinistra, dobbiamo, verso destra, diminuire le unità dell'esponente del 10. Verso sinistra, aumentare le unità dell'esponente del 10, di una unità per ogni salto di virgola. Spero che sia chiaro. Altro problema, due rote di raggi R1 uguale 20 cm e R2 uguale 30 cm libere di ruotare attorno ai loro centri sono collegate tramite una cinghia di trasmissione aderente ai bordi delle ruote. In questo modo, se si fa girare la prima ruota, lo spostamento della cinghia costringe anche la seconda ruota a girare senza che la cinghia slitti sulle ruote. Spiega per quale motivo i bordi delle ruote hanno la stessa velocità. Secondo quesito, la ruota più piccola compie 3 giri in un secondo. Calcola il periodo di rotazione della ruota più grande. Allora siamo in questa situazione. Questa è la situazione che ci presenta il problema. Perché i bordi delle due ruote hanno la stessa velocità? Per il fatto che il problema lo specifica, che la cinghia non slitta. Allora, ogni punto della cinghia ha una certa velocità. Questa velocità, se appunto la cinghia non slitta, è uguale alla velocità che ha un punto sulla puleggia più piccola, sulla ruota più piccola, e un punto sulla ruota più grande, in quanto non essendoci slittamento, i punti sia della ruota più piccola che della ruota più grande si spostano della stessa quantità, dello stesso spazio, dello stesso arco di circonferenza. E questo è per quanto riguarda la prima domanda. La seconda ci chiede di calcolare il periodo di rotazione della ruota più grande. Siccome i punti delle due ruote hanno la stessa velocità, possiamo scrivere che la velocità della prima ruota, quindi v uguale 2π r1 fratto t1, cioè la velocità della prima ruota, lo spazio percorso fratto il tempo della prima ruota, è uguale a 2π r2 fratto t2. Questo significa, siccome conosciamo la frequenza, che possiamo scrivere 2π r1 f1. Ricordo che la frequenza è l'inverso del periodo, uguale 2π r2 per f2. Noi conosciamo la frequenza della prima ruota, perché il problema ci dice che è 3 Hz. Possiamo andare a sostituire questi valori e scrivere, intanto qui se dividiamo ambo i membri per 2π, eliminiamo il 2π. E ci rimane che R1 per F1 è uguale a R2 per F2. Questo significa noi vogliamo sapere F2, perché poi dopo ci chiede il periodo. F2, come si inverte quella formula? Si inverte dividendo tutto per R2, perché vogliamo isolare F. Quindi dividendo tutti e due i membri per R2 otteniamo dal primo R2 ed R2 si eliminano e quindi scrivere F2 uguale F1 per R1 fratto R2. Qui abbiamo ancora che F1 è 3 Hz, il raggio della ruota più piccola è 20 cm, il raggio della ruota più grande è 30 cm. E quindi 3 con il 30 si semplifica e rimane 10, 20 diviso 10 è 2 e quindi F2 è 2 Hz. Ora, per calcolare il periodo, bisogna fare l'inverso della frequenza, quindi T2 è uguale a 1 fratto F2, cioè è uguale a un mezzo di Hz, scusate, secondo,
e quindi 0,5 secondi. Per questo video finiamo qua, spero sia stato utile. In basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale, attivate la campanella in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video. Se ti è piaciuto, lasciami un like e ti ringrazio. Condividete sui vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche a far crescere il canale, perché no? In descrizione i miei contatti, mail, Instagram e Facebook. Grazie, un saluto e alla prossima.